Rossi gli diciamo: la tua confusione ci crea un grave imbarazzo, leggete il nostro comunicato stampa. E riguardo alle affermazioni del senatore del PD Esposito, diciamo non dire bugie. La nostra interrogazione, protocollata 3 mesi fa, chiedeva chiarezza sui costi di quest'opera importantissima, sul raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia, linea e raddoppio ferroviario che vede il Movimento 5 Stelle a favore. Chi è il vero sciacallo? La prima commissione si è riunita questa settimana e ha visto, tra le altre cose, la discussione sulla mozione 310 che abbiamo presentato noi del Movimento 5 Stelle, in prima firma Gabriele Bianchi e Cantonelli. Abbiamo richiesto che siano equiparati in una causa di servizio gli stessi diritti dal punto di vista della infortunistica della Polizia Municipale con le altre forze dell'ordine, in quanto la Polizia Municipale stessa esegue gli stessi tipi di interventi che hanno che eseguono le altre polizie, con gli stessi tipi di pericoli. Pertanto la Giunta viene sollecitata a rivolgersi verso il Governo centrale affinché siano riconosciuti gli stessi diritti di questi lavoratori. Grande soddisfazione in Consiglio regionale, dove abbiamo presentato una mozione recependola proprio dalla mozione presentata dall'Associazione Il Mondo Che Vorrei, che raccoglie i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Uno dei punti della mozione dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei era quella di togliere il titolo di Cavaliere del Lavoro all'ingegner Moretti, che a quel tempo era l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Che sia questa mozione approvata all'unanimità una leva, un fulcro per poter far ripartire un paese sui binari della legalità, della trasparenza e della giustizia. Il complesso scolastico Marchesi di Pisa, costruito a fine anni 60, era un'eccellenza per la modalità con la quale era stato costruito e per i suoi impianti sportivi. Dopo pochi anni, per mancata manutenzione, era già un rudere. A gennaio del 2016 la soluzione finalmente pareva arrivata grazie ad un accordo per un progetto preliminare che era stato fatto e dalla provincia, che era stata ammessa nei piani di investimento dell'INAIL, la quale avrebbe messo a disposizione dei fondi per la ricostruzione del complesso Marchesi. Ma qui cominciano ad esserci delle criticità. Innanzitutto ci lascia un po' sconcertati la previsione di possibile leasing immobiliare che sarebbe fatto del nuovo edificio. Ma c'è anche un altro problema. Il progetto preliminare pare già adesso, da come è stato visionato dal Comitato per la costruzione del nuovo Buonarroti, inadeguato ad accogliere gli studenti delle prossime generazioni. Ultimo problema, dove verranno messi gli studenti in attesa della costruzione del nuovo edificio? Abbiamo fatto per questo motivo un'interrogazione in Regione Toscana e in Parlamento grazie alla nostra parlamentare Di Benedetto. Questa settimana è stato fatto un consiglio straordinario solenne per ricordare il 46esimo anniversario della nascita della Regione Toscana. Chiaramente troppe cerimonie che non aiutano, aveva più senso forse aspettare 4 anni a fare il 50esimo. Comunque è stata un'occasione per avere chiaro che l'articolo 5 della Costituzione, che dà potere agli enti locali, è un articolo importante. Noi contestiamo molto il fatto che vogliano cambiare la Costituzione e voteremo no al referendum costituzionale, anche in relazione al fatto che l'accorpamento di tante funzioni che la Regione svolge oggi determinerà una squalifica e una svalorizzazione di questo istituto.